Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno, dipende dalla latitudine in cui vi trovate, amiche, amici amadeusiane e amadeusiani all'ascolto e in visione. Mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream, iscrivetevi ai nostri canali, All'ora di Amadeus, il salotto della Morghi e quelli che eroi. Benissimo, oggi abbiamo un amico che ci è tornato a trovare dopo 3 anni ed è un piacerone rivederlo e risentirlo. Antonio Clemente, eccoti qua. Ciao, Eccomi, ciao Luca, ciao a tutti. ciao, ciao. Senti, una domanda prima di tutto. Hai visto la nostra sigla? Sì. E era un treno. A te cosa ispirano i treni? Artisticamente parlando. I treni sono molto romantici. Mi sono sempre piaciuti i treni come strumento di viaggio e non soltanto viaggio geografico. Mentre uno viaggia in treno, può fare tanti viaggi con la mente, spostandosi da un punto all'altro, però mi è sempre piaciuto viaggiare molto in treno, perché in treno si possono fare tante cose, leggere, conoscere persone. Insomma, il treno è uno dei mezzi di trasporto, direi, più poetici che esistano al mondo. Senti, chi è davvero Antonio Clemente? Ma che davvero, Lo sei. credo di saperlo. Ci sto anche un po' lavorando da una quarantina d'anni. Da poco ho compiuto ben 42 anni, però non si Sei smette mai giovane. di non si smette mai comunque di conoscersi, di scoprirsi. Però sostanzialmente credo di essere un uomo che cerca nel proprio piccolo di esprimersi artisticamente con i mezzi che gli si confanno di più, nella fattispecie la musica, nello specifico la canzone, e talvolta anche la pittura e la poesia. Ma questo lo faccio da quando ho circa 16 anni. Per un'esigenza direi quasi spirituale, che credo che tutti gli esseri umani più o meno abbiano, chi più chi meno, che è quella di esprimersi e lasciare qualcosa di sé agli altri, ma non per ricevere dei banalissimi complimenti o per vanità. C'è sicuramente nell'artista una componente narcisistica che lo spinge appunto a manifestarsi artisticamente, però credo che ci sia più l'esigenza di una condivisione, dello specchiarsi in chi poi fruisce del proprio operato in qualche modo, no? Cioè io quando faccio una canzone poi sento l'esigenza di farla ascoltare, perché una canzone, per dire una canzone, ma potrei parlare anche di un quadro, no? Che non si fa ascoltare, non si fa vedere poi a qualcuno, è come se rimanesse in qualche modo incompleta, no? Come opera. E quindi è necessario proprio questo scambio, questa condivisione. Io ho sempre sentito fin da ragazzino questa esigenza. Probabilmente io, bambino timido, quando ho cominciato a scoprire sia il mondo esteriore che quello mio interiore, ho trovato quello che Baudelaire chiamava corrispondenze, e quindi l'arte è uno strumento per esprimere e manifestare queste corrispondenze fra ciò che abbiamo dentro e ciò che c'è fuori. Senti, come costruisci le tue canzoni? Allora, io parto sempre da una sensazione, da un'emozione che sento nell'aria e dentro, poi arriva per qualche motivo una musica,
Magari sono lì che sto suonando la chitarra, mi viene un giro che mi piace, in qualche modo corrisponde a quell'emozione. Poi in un secondo momento aggiungo il testo. Ma arriva sempre in un momento imprevisto, spesso. Non è che mi metto lì a tavolino e dico ora scrivo una canzone. Uno lo può anche fare. Però il bello, secondo me, è proprio quello che ti arrivano addosso. Nei momenti più impensabili, a volte perfino di notte mentre uno dorme, mi è capitato di sentire nel sogno delle melodie, poi io mi sveglio e nottetempo mi metto lì a registrarle per non perderle, no? Perché poi non le dimentico. E qui esiste quindi l'ispirazione? Esiste? Ma io credo di sì. Poi la parola ispirazione, potrebbe quasi essere banale, però secondo me un'ispirazione c'è. Cioè l'ispirazione accade in quel momento di grazia in cui l'artista sente dentro di sé la necessità di comunicare quell'emozione, quel pensiero, quel sentimento attraverso un'opera d'arte. E quindi sì, ci si può, oppure che ne so, molto più banalmente, uno si innamora e sente quel sentimento così prepotente da scrivere una poesia d'amore o una canzone d'amore. In quel caso la musa ispiratrice, che esiste da millenni, dai tempi di Omero, credo che è innegabile che ci sia un oggetto che ispiri l'autore, no? Sì. Senti, tu hai detto che scrivi il testo in un secondo tempo, dopo che hai tirato giù almeno parte della melodia, magari. E l'importante, a me, ascoltando le tue canzoni, sembra che il testo in realtà sia molto importante. Spiegaci l'importanza del testo nelle tue canzoni. Ma in realtà la maggior parte delle volte scrivo prima la musica, ma ci sono stati dei casi in cui sono partito da un testo che magari era nato per essere una poesia. Per esempio nel nuovo disco, che è Casa Vacanze, lo dico così E poi perché... ne No, guarda, parliamo. in questo disco c'è una canzone che si chiama Notte di Giugno, che è l'unica canzone del disco di cui ho prima scritto il testo. Era una poesia che poi io... Durante il primo lockdown della pandemia ero lì con la chitarra e ho detto ora provo a musicare questa poesia perché la struttura poetica già era così, mi sembrava che avesse una sua melodia, no? Un suo ritmo e venne fuori poi questa canzone che perfezionai, arrangiai, affinai e poi è finita appunto nel disco. Così come mi è capitato di musicare altre poesie, per esempio qualche anno fa mi provai a musicare una poesia di Pierpaolo Pasolini che è Supplica a mia madre. È una poesia in un momento in cui mia mamma stava male, un paio di mesi prima che purtroppo poi morisse, non trovando io le parole per scrivere qualcosa di mio, per esprimere quel dolore di quel momento, decisi di musicare quella poesia di Pasolini. Lasciando intatta la poesia nella sintassi, senza cambiare neanche una posizione, una virgola, e poi venne fuori questa canzone che appunto supplica a mia madre, che si trova su YouTube. Facemmo all'epoca anche un videoclip girato al teatro in un teatro completamente vuoto, questo che all'epoca non si poteva, era vietato suonare nei teatri. Per dire che comunque non è una regola, ecco, la maggior parte delle volte è un fatto da delle musiche, però scusa, ho dimenticato la domanda che mi hai fatto. No, Sì, di no, no, è te. proprio l'importanza dei testi. Beh, sì, nella canzone io credo, poi in particolar modo nella canzone d'autore, no? Perché poi io faccio la distinzione tra canzone d'autore e canzone così di intrattenimento, che E secondo me è pop. necessaria. La canzone pop, io credo che sia necessaria anche la canzone di intrattenimento, non è che se ci fossero solo canzoni d'autore forse sarebbe un po' noioso. La canzonetta leggera credo che sia necessaria, che poi anche le canzoni leggere secondo me a volte
hanno sempre qualcosa di importante nel loro contenuto, tra le righe. Ci si può commuovere, addirittura a me è capitato di commuovere con delle canzonette apparentemente innocue, in base al momento, alla circostanza in cui magari uno l'ascolta. Però nella canzone il testo è fondamentale. La canzone è una forma d'arte a sé, direi, fatta di musica e parole. Le due cose forse sono inscindibili. Cioè il testo di una canzone non si può considerare una poesia perché perde, secondo me, un po' di potere, di efficacia, di suggestione, la quale suggestione appunto è legata alla musica della canzone stessa, no? Quindi io direi che è fondamentale. Io poi sono uno un po' pignolo che prima di dichiarare una canzone terminata voglio che il testo suoni bene. Passo a volte diverso tempo per trovare la parola giusta, perché mi piace pure che le parole abbiano vari significati, mi piace giocare un po' con le parole, con i calembour, mi piace un po' giocare con le parole. Per esempio, ti faccio un altro esempio, c'è nel disco una canzone che si chiama Summertime, dico all'ombra dell'inquietudine, sola casa che ho. Mi piaceva questo gioco di parole che magari molti non afferrano, però mi piace giocare col fatto che la frase sola casa che ho possa significare che l'unica casa che ho, ma allo stesso tempo che conosco la casa che ho. Sono piccoli giochi, ecco, quindi il testo è fondamentale. Bene. Senti, abbiamo citato Casa Vacanze. Casa Spiegaci vacanza. questo. Ora che sono tornati di moda i Che questo vinili, qui, sì, quello è un CD. la copertina, però Sì. Dicevo, ora che sono tornati di moda i vinili, possiamo parlare di nuovo di LP. ma a me fa molto piacere che siano tornati i vinili, perché in quest'epoca in cui tutto sta diventando sempre più effimero, fluido, no? Sì. Il vinile è un oggetto È un oggetto. dove è un oggetto però che dà, secondo me, maggiore peso al suo contenuto, alla musica che poi vai ad ascoltare, mettendolo sul giradischi. Però anche il CD che dicono che nel frattempo stia scomparendo, no? Sta tornando in auge il vinile, il CD sta scomparendo, però io sono un collezionista di CD da quando ascolto musica, cioè dagli anni 90, non so, sono un nostalgico, sono ancora relativamente giovane, mi piace anche l'idea del CD perché ci tengo al fatto che, come a me da ascoltatore, cioè mi piace avere il CD di un artista che mi piace, no? Di una band che mi piace, perché mi piace mentre ascolto il CD leggermi i booklet, i testi, guardare le fotografie, i crediti, i ringraziamenti, eccetera, no? Una cosa che a cui tengo, ecco. Senti, cos'è allora Casa Vacanze? Casa Vacanza è il titolo di questo disco ed è una parola che mi è sempre piaciuta perché subito ti fa pensare all'estate, no? Alle vacanze, però mi è sempre piaciuto il duplice significato perché è una parola fatta da due parole quasi antitetiche, quindi rappresenta una sorta di ossimoro. Casa, che è il luogo dell'anima, il luogo in cui ci si sente protetti, accolti, raccolti e protetti. Vacanze, invece, al contrario, è, no, un'evasione, un luogo in cui vai per svagarti, per evadere, per divertirti. Le due parole insieme, casa vacanze, secondo me, mi sembravano rappresentare così simbolica, emblematicamente un po' il contenuto di questo disco che è fatto di canzoni, sono ben 16 canzoni Ne parliamo poi di questo fatto. che appunto hanno in sé le due anime, un po' introspettive e un po' invece così canzoni
che cercano, che vengono fuori da da un'esigenza di evasione, no? Di ricerca di spensieratezza di serenità. Però allo stesso tempo mi sembrava Casa Vacanze proprio un titolo perfetto che rappresenta proprio la condizione, direi umana, ma nel mio caso la mia condizione personale, da siciliano trapiantato in Liguria, no? A Genova, dove vivo in Liguria, avendo la casa qui, la mia residenza anagrafica, no? Da qualche anno ormai. Quindi casa mia, ma mi sento un po' in vacanza qui, no? Non avendo le mie radici qui, la vivo un po' da turista. E paradossalmente poi quando torno in Sicilia, che sarebbe in teoria casa mia, no? La casa di origine, ci vado in vacanza. Quindi questa mia condizione di non essere mai completamente a casa, né in vacanza, da nessuna delle due parti che all'inizio mi faceva stare un po' male, adesso ci ho fatto pace e me la vivo così com'è. E poi più in senso lato, la condizione umana, dicevo, che hanno alcune persone magari particolarmente irrequiete, come il sottoscritto, di vivere la propria vita come appunto se si fosse in una casa vacanze, cioè un luogo dove tu non ti senti mai completamente a tuo agio, perché in una casa vacanze tu ci stai bene finché ci stai, però sai che non è casa tua, a un certo punto dovrai andartene e quindi cerchi di godertelo finché ci stai. Però c'è questa inquietudine data dall'esigenza di avere delle radici, ma allo stesso tempo la voglia di non mettere mai radici da nessuna parte, perché c'hai sempre l'esigenza, almeno io parlo per me, di evadere, di non sentirsi mai completamente appunto a proprio agio. Quindi, insomma, per farla breve, è un discorso che ha dentro questa mia inquietudine, questo mio disagio, direi quasi esistenziale, che però si risolve in questa atmosfera di cui secondo me questo disco è fatto, di voglia di vacanze, di voglia di spensieratezza alla fine. Ecco, quindi è un po' complesso forse come concetto, ma è quello un po' il senso di Casa Vacanze. Senti, hai detto che sono 16 tracce, sono tante 16 tracce. Sono tante, però la prima e la sedicesima sono brevissime, come se fossero un prologo e un epilogo, perché è una sorta di concept album, no? È come se fosse un discorso unico, la prima e l'ultima sono brevi, però credo che sia anche molto scorrevole, perché poi è un disco anche musicalmente molto eterogeneo, no? Quindi fatto di tanti generi diversi. Poi ci sono tanti strumenti musicali. In questo disco hanno suonato 16 musicisti, non in tutte le canzoni, però è un disco appunto dove ci sono strumenti folk proprio della tradizione siciliana. Infatti ci sono due canzoni in dialetto siciliano, sono strumenti come il mandolino, la tamorra, lo zufolo, che sarebbe il friscaletto in siciliano, uno strumento a fiato si usa nelle tarantelle, nella canzone folcloristica. Ma ci sono anche le chitarre elettriche, c'è la tromba, il sassofono, la fisarmonica, oltre che ovviamente la chitarra e il pianoforte, basso, contrabbasso, insomma c'è anche la chitarra manouche, quindi c'è una commistione anche di stili fra il folk e il jazz manouche e la ballata pop, insomma, è un disco, ripeto, molto eterogeneo, che credo anche per questo, magari, nonostante la sua lunghezza, si fa ascoltare, spero, volentieri. Senti, a me dopo tutta questa declinazione di strumenti mi viene da chiederti spontaneamente quanto hai lavorato agli arrangiamenti, quanto avete tu e Zingaro? Ci abbiamo lavorato io e Fabrizio per quasi tra prove, perché poi questi pezzi prima di registrarli in studio li abbiamo provati da circa un paio d'anni, circa un paio d'anni, perché poi abbiamo cambiato in corso d'opera alcuni musicisti, perché prima c'era un batterista, poi il batterista non poteva più, abbiamo cambiato batterista, poi abbiamo cambiato il bassista, poi insomma è stato un lavoro molto lungo, però ci abbiamo lavorato anche un po' così nel tempo libero, eh. Non è che siamo stati
due anni impegnatissimi, l'abbiamo fatto un po' nel tempo libero, con calma, senza, tanto non ci correva dietro nessuno, ci siamo presi il tempo che ci voleva per fare un lavoro fatto bene, senza fretta, e io devo dire che mi ritengo abbastanza soddisfatto di come è venuto fuori, e, insomma, poi ovviamente non devo essere io a giudicare, però dal punto di vista proprio degli arrangiamenti e della costruzione, proprio della produzione, sono parecchio soddisfatto. Sì, hai detto che hai scritto due canzoni in lingua siciliana. Esatto. Parlaci un po' di queste due canzoni. Allora, la prima canzone che ho pubblicato il 15 gennaio scorso, in anteprima, perché poi il disco è uscito il 1 marzo, sì, è una canzone che si intitola L'Uterremoto, cioè il terremoto, che è una canzone che parla, o comunque ispirata, al terremoto del Belice del 68, Valle del Belice da cui io provengo, quindi in questo senso c'è casa mia. È una di quelle canzoni che fanno parte del concetto di casa, molto legata a casa mia, ed è una canzone ispirata al libro I ministri dal cielo di Lorenzo Barbera, che è un sociologo, attivista politico che è tuttora vivente, che ha operato nella Valle del Belice in Sicilia, sia prima del terremoto del Belice che poi soprattutto dopo. A causa del terremoto del Belice si è battuto lui assieme a Daniel Dolci e tanti altri, sì, certo, per aiutare, insomma, il popolo belicino che ha vissuto nelle baracche diverso tempo, abbandonato dal governo, dai vari governi che si sono avvicendati, e prendendo anche delle manganellate assieme ai terremotati, però riuscendo poi nel tempo ad arrivare a dei risultati storici, direi. Ad esempio l'istituzione del servizio civile lo dobbiamo alle lotte del popolo belicino, di cui parla questo libro I ministri dal cielo, perché il governo pretendeva che i ragazzi, raggiunta la maggiore età, nonostante ci fosse ovviamente bisogno di opera lì nelle zone colpite dal terremoto, visto che la gente non aveva spesso neanche l'accesso all'acqua potabile, eccetera, pretendevano che questi andassero a prestare il servizio di leva, il che è una follia. Loro si sono battuti per far sì che piuttosto venissero i ragazzi dal nord Italia a prestare servizio civile ed aiutare i popoli colpiti dal terremoto, e questo poi successe anche nelle altre catastrofi dell'Irpinia, eccetera, no? E quindi l'istituzione del servizio civile. Insomma, tutte queste storie legate al territorio da cui io provengo e da cui io fin da bambino avevo sempre sentito parlare, appunto, di questo terremoto come un evento spartiacque, come se dalle mie parti ci fosse stato appunto un prima e un dopo terremoto, ma non tanto solo per l'evento sismico in sé, ma proprio per quello che è rappresentato a livello sociopolitico. Io, leggendo questo libro, poi conoscendo di persona Lorenzo Barbera, con cui ebbi il piacere di fare delle lunghe chiacchierate, eccetera, mi venne in mente di scrivere questa canzone, che non poteva che essere in lingua siciliana, visto che, insomma, affronta un tema legato profondamente alla Sicilia. E poi, comunque, il terremoto poi non è solo il terremoto del Belice, è una canzone che ho scritto dedicandola a tutte le vittime delle catastrofi naturali e non, perché poi il terremoto può arrivare da sottoterra, ma anche dall'alto, se arrivano delle bombe, ad esempio durante una guerra. Il focus della canzone è che alla fine a pagarne le conseguenze è sempre il popolo. Il popolo che viene bene ai politicanti solo quando, no, durante le campagne elettorali, invece per il resto viene spesso abbandonato a se stesso, a popolo a cui vengono fatte delle promesse che quasi sempre vengono poi disattese. Ecco, questo è un po'. È una sorta di canto di protesta.
Infatti nella canzone cito tante canzoni di protesta siciliane, di Rosa Balistreri, Pino Veneziano, Ignazio Buntice, sì, cioè, proprio delle citazioni direi letterarie di queste canzoni. E quindi da questo punto di vista si potrebbe definire quasi una canzone manierista, però mi sembrava una canzone necessaria dal mio punto di vista, perché il tema lo sento particolarmente mio, quindi questa è una delle due canzoni. L'altra canzone in siciliano invece è Ciao Ma, che è una canzone dedicata a mia madre, di cui parlavo prima, a proposito della poesia di Pasolini, che quando poi morì, nel maggio di 3 anni fa, sentì l'esigenza di scrivere un saluto, di un commiato a mia madre, scrivendo questa canzone, che è quasi una canzone allegra. Cioè, a mia madre piacevano le mie canzoni, ma le preferiva quelle più vivaci, diciamo così. Quindi ho scritto questa canzone cercando di, paradossalmente, di scriverla come a lei sarebbe piaciuta, se la potesse ascoltare. E queste sono le due canzoni in sicilia. Senti, questo disco te lo sei prodotto da solo, sostanzialmente? Beh, è prodotto da solo assieme a Fabrizio Zingaro. Sì, certo. È inseparabile. Il coproduttore, il coarrangiatore, insomma, è il mio... Stavo per dire braccio mio braccio destro, stavo per dire, ma in realtà c'è molto anche di suo a livello intellettuale, nel senso che comunque lui ha lavorato attivamente anche agli arrangiamenti, eccetera. E quindi... Poi è stato pubblicato distribuito da IRD, che è un distributore internazionale, ma che si occupa di jazz fondamentalmente, ma che ha nel suo roster anche dei cantautori. E, sì, è comunque un'autoproduzione, nel senso che non c'è stato nessun magnate, cioè, che ha investito per produrre il disco. Senti, un'ultima domanda. I progetti futuri, tipo tournée, cose del genere? Ma tournée mi piacerebbe molto, ma è molto difficile per un cantautore piccolino come me. Però ci stiamo lavorando, stiamo già facendo dei concerti quando è uscito il disco, con una formazione live composta da me, chitarra e voce, Fabrizio Zingaro al pianoforte, Stefano Cocorullo alla fisarmonica, Michele Benza al contrabbasso ed Hermes Rendina alla tromba, con cui ho già fatto dei concerti di presentazione di questo disco, e siamo sempre in cerca di date. Quindi tournée, forse è una parola troppo grossa, però insomma Concerti. spero... Concerti, sì, noi suoniamo dovunque si presenta l'occasione, nei luoghi dove si riesca soprattutto a suonare venendo essendo ascoltati, perché ci sono molti posti che fanno musica dal vivo dove io in passato suonai, ma che non sempre sono adatti a questo tipo di musica, capisci? Perché è un suono che comunque va ascoltato, quindi se vai a suonare in un pub, la gente ovviamente ride, si diverte, non è proprio adeguato. Quindi stiamo cercando di suonare nei circoli, nei club, anche nei negozi di dischi, ma perfino anche in luoghi apparentemente non collegabile alla musica, tipo gallerie d'arte, eccetera. Gallerie d'arte stanno a sentire però, quindi No, ma infatti, dovunque capiti, insomma, per chi mi volesse seguire, quindi basta seguirmi sulle mie pagine social, Facebook e Instagram, ovviamente ho anche un canale YouTube dove pubblico i miei video live studio per essere aggiornati sulle date future. bene. Ecco, ricordaci per concludere il titolo del tuo disco, il titolo del tuo singolo. Casa Vacanze è il titolo del disco, e finora i due singoli estratti sono stati Lu Terremotu, di cui c'è un videoclip su Sì. YouTube, creato con delle immagini del repertorio del 69, e il secondo singolo è invece La Mia Casa, che è un po' la title track del disco, La Mia Casa,
con un videoclip girato a Villa Casanova di Genova, che è una villa cinquecentesca di Genova Campi, e anche questo lo trovate su YouTube. Poi il disco comunque è ascoltabile in streaming su tutte le piattaforme digitali, acquistabile su tutti i digital store, ma è disponibile anche in copia fisica, lo faccio rivedere, è disponibile in copia fisica, ordinabile su Google, su Amazon, eccetera, oppure contattando me di persona, che lo spedisco in tutta Italia. Bene, noi ringraziamo Antonio Clemente, che è stato gentilissimo. Grazie. E squisito. E grazie alla a te. Alla prossima occasione. Sigla. Ciao. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.